A volte mi chiedono perché e come riesco ad avere diverse serie io, no? Io mi affeziono ai personaggi, li voglio rivedere, mi fanno tenerezza o mi fanno rabbia, comunque mi procurano passione. E allora io me li vado a trovare. E quando scrivo di qualcuno mi mancano gli altri. Cioè io scrivendo di Sara sento la mancanza dei bastardi. Scrivo i bastardi e mi manca Ricciardi. Scrivo Ricciardi e mi manca Mina. Cioè, è come a vivere in un condominio e andarsene a trovare. Io, quando mi chiedono il perché di tutte queste serie, io rispondo sempre: ma tu nel tuo armadio quanti vestiti hai? Sono tutti tuoi, sono tutti della tua misura. Ma servono occasioni diverse. Quindi hai i jeans, ma hai anche l'abito da sera, hai il costume da bagno, hai la tuta da ginnastica. E te li metti, non è che non te li metti quando ti serve metterti per le diverse occasioni. Se Ricciardi è il mio smoking, quindi è il vestito un po' fuori moda, però ti serve sempre, comunque ti dispiace buttarlo, quindi te lo tieni, così come i bastardi sono i jeans che ti metti per ogni occasione, non stanno mai completamente bene, ma non sono mai completamente sbagliati. Sono un po' caldi d'estate, un po' freddi d'inverno, però quando te li metti male non stai. Mina è il mio vestito colorato. Mina è il lino. Sapete, quei vestiti chiari che tu metti quando fa proprio caldo oppure quando hai voglia di andare in un posto di giorno. Sara è il mio total black, cioè il mio maglia nera e pantalone nero. Quando esci di sera, quando non vuoi farti notare, quando non vuoi essere fuori luogo, ma non vuoi mai manco essere sgargiante e notato in maniera immediata. Sara mi consente di mettere le mani nella parte buia, cioè Sara, con Sara io alzo il tombino e sulla strada pulita che a noi sembra di percorrere, alzando il tombino ci rendiamo conto dove stiamo camminando in realtà, cioè che cosa c'è sotto. Io sono vedovo e questo è un dato importante, senza il quale non si capisce perché vi ho chiamati. E vi voglio dire primariamente che la mia telefonata non è una sciocchezza. Veramente, come ho detto alla vostra gentile collega del centralino, è una questione di vita o di morte. Letteralmente. Insomma, come vi dicevo, io sono vedovo. Mia moglie è morta l'anno scorso. E in un certo modo è stato un tradimento perché eravamo d'accordo che sarei morto prima io, che ho 5 anni più di lei, che avevo, chiedo scusa, non mi sono ancora abituato. Abbiamo, due figli, il grande sta in America, fa l'ingegnere, la piccola è architetto e vive in Germania. Sono bravi ragazzi, hanno la loro vita, compagni, lavoro, amici. Sono venuti per il funerale, ma si capiva che andavano di fretta. Non mi sono sentito di trattenerli. Ma che maleducato, io non vi ho offerto niente. Un caffè? No, eh? Lo immaginavo, non avete tempo, è giusto. Temo di non essere nemmeno bravo a fare il caffè. Lo faceva mia moglie, Elvina. Un bel nome, eh? Sapeste quante volte lo pronuncio quel nome qua dentro? Elvina. I figli mi telefonano qualche volta. Non spesso, per la verità. Adesso è un mese che non li sento. Il telefono quando suona è sempre per comunicazioni commerciali, però più sono stranieri, ragazzi che lavorano anche loro, io cerco di essere gentile. E poi mi fa piacere, sono pur sempre voci che riempiono il silenzio, come me quando parlo con mia moglie. Questo era il suo regno, sapete?